Massimo, Massimo, Massimo. Ciao, parliamo di I Have a Dream, il film sui Serenissimi. Allora, si dice che sia un film troppo rischioso e che tu abbia gettato la spugna e non voglia più farlo. Da dove hai recepito questo? Ci sono dei rumors così. Il rumor, sì, è vero, ho gettato la spugna, non voglio più farlo, sì. Allora, è vero? Sì, perché sono dei terroristi, assassini, ma queste sono delle barzellette che corrono ultimamente. Sono delle barzellette, guarda Paolo, te lo dico con molta franchezza. Però c'è qualcuno appunto che dice tu fai dei film con dei terroristi, riferendosi al fatto che insomma magari una parte delle persone che sono state in qualche maniera coinvolte nella produzione hanno avuto appunto delle inchieste giudiziarie anche recenti. Ma sì, ma cioè E sono stati qualificati magari anche dalla stampa come terroristi. adesso che ore sono? Sono l'una e mezza di notte, che ore sono? Due di notte. All'incirca. Due di notte. Allora, io sono uscito adesso dallo studio e non voglio incazzarmi, perché alle due di notte come fai ad incazzarti? Cioè, poi devo anche mangiare, per cui è tutto un casino che non funziona più. Però io ti dico una cosa, Paolo, sono 10 terroristi. Perfetto, sono 10 assassini, perfetto, sono il male, il peggio del peggio, ma io faccio il regista, potrebbero essere 10, per me, che siano terroristi, che siano patrioti, che siano 10 coglioni, che siano 10 deficienti, come logicamente qualche politico ha detto, io interpreto un fatto, cioè un'emozione di quel 9 di maggio. Ci siamo capiti? Allora non è possibile che Abel Ferrara fa un film su Pasolini, anche se Abel è un regista che io stimo e che logicamente è anche mio amico, perché non dico che ho imparato da lui, però logicamente stimo il suo modo di girare. Però lui fa un film su Pasolini ed è un genio. Io faccio un film sui terroristi, sui Serenissimi, e sono un coglione, cioè vengo in qualche modo additato come un terrorista anch'io. Cioè allora sono un terrorista anch'io. Io faccio il regista, interpreto un'emozione che potrebbe essere un'emozione di Valanzasca in quel momento, come potrebbe essere un'emozione di un patriota. Interpreto. Allora quelli che fanno i film sulla mafia, cioè da Placido. Però diciamo anche che qui insomma il contesto è stato molto diverso perché non c'è stato spargimento di sangue, non c'è stato insomma il terrorismo come normalmente siamo purtroppo abituati a Sì, conoscerlo, a vederlo ogni ma giorno scusami, col taglio delle teste, queste cose tu dici che sono dei terroristi. Perfetto, faccio un film su 10 terroristi. Va qui. È bene, va certo che si bene. fanno anche film sui terroristi. Qual è il problema? Dove sta il problema? Poi, se il pubblico che andrà in sala, se il film andrà in sala o non andrà in sala, non lo so, ma se il pubblico andrà in sala e deciderà se questi sono dei terroristi, se questi sono dei patrioti, se questi sono dei deficienti, se questi sono dei coglioni, e hanno trovato un regista coglione che ha fatto un film su dei coglioni, o hanno trovato un regista coglione ancora che fa, o un terrorista che ha fatto un film sui terroristi. Che cazzo stiamo adesso Tra le discutendo? tante cose che si dicono, c'è anche il fatto che ci sarebbe un premio che tu dovresti avere, ritirare, e che però ti viene in questo momento negato, forse ti verrebbe negato proprio insomma a causa di questo fatto qua, di questo film, che darebbe fastidio. Così, è un'altra delle voci o c'è qualcosa di fondato? Ma guarda, io gli americani li conosco molto bene, so che devono darmi un premio per PM Forever, un film che ho fatto il più cliccato, un film sulla storia di Antonio Di Pietro, che loro hanno distribuito all'estero, è stato molto cliccato. Se hanno deciso di non premiarmi perché faccio un film sui Serenissimi, cosa posso fare? Io comunicazioni ufficiali non ne ho ricevute, sono rumor di Non ne ho ricevute, insomma, comunque, cosa vuoi che ti dica? Non lo so, non lo so, E comunque. sulla presentazione del film, questa avverrà normalmente oppure c'è qualche ostacolo? In che senso? Qualche La ostacolo? presentazione a Venezia. Ma il 30 c'è il promo di questo film, che è il 30 di agosto alle 18. 18 e 30. Non è stato annullato, no? Ma annullato cosa? Non so, dico, ci sono voci.
Le voci ci sono perché magari non mi conoscono. Chi mi conosce sa benissimo che io queste cose qua, un regista per fare il mio lavoro deve avere le palle. Se non c'hai le palle non devi fare il mio lavoro. Sono disposto anche a morire per il mio film, per cui figurati te se io ho paura perché qualcuno mi dice non fare i film sui Serenissimi. Non me ne frega un cazzo, sinceramente. Cioè, io faccio quello che sento dentro e quello che voglio fare. Cioè, sì, è vero, non faccio un film sui Serenissimi, è vero, è vero, è vero. Avete tutti quanti ragione, non faccio un film sui Serenissimi, guarda che berrettino che mi metto, guarda. Questo berrettino praticamente lo porto. Viva San Marco! Questo berrettino me l'hanno portato in studio e lo porterò sabato il 30 agosto se poi mi arresteranno, che cazzo vuoi che ti dica, sarà quel che sarà. Io non ho paura di niente, non ho paura di morire, non ho paura di niente, per cui faccio il mio lavoro, faccio il regista e cosa vuoi che ti dica. Sono veneziano, per cui se non vogliono farmi andare a Venezia, non lo so, io ci vado. Poi se mi fermeranno, non so cosa dirti, insomma.